Ma siete? Siete. Nice. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova guida. Oggi andremo a vedere come si gioca Omen, o almeno le basi per giocare un Omen decente, su una delle mappe più famose, Bind. Ultimamente sta entrando parecchio in meta Astra, soprattutto in termini di team play, soprattutto a livelli alti. Comunque Omen rimane un pick buono, soprattutto se giocate magari a un livello medio fino al Diamond, anche Immortal basso. Omen penso sia la scelta migliore, perché ti lascia giocare più libero sul site, sui siti, sul movimento, sulle rotazioni. Un PG come Astra o Brimstone giocano molto, lavorano molto sulla comunicazione e sulla preparazione del round e l'idea di quello che deve succedere nel round. Quindi Omen è un po' più libero. Andiamo specificamente a vedere cosa e dove è meglio giocare Omen. Io preferisco più che altro giocarlo in A. È uno spazio dove ci si può muovere parecchio, tra teleport e quant'altro. Si può giocare verso lampade, anche in un pistol, giocare magari su un contact mid con una flash. Nel caso di contact tuo compagno puoi flashare e prendere il controllo. La standard base è quella di controllo di bagni a inizio round, prendere informazioni con Omen. Questa smoke puoi o non puoi non metterla. Questa smoke puoi o puoi anche non metterla. È facoltativo, dipende da come sta giocando il tuo avversario. Se è molto aggressivo, se combatte parecchio per bagni e vuoi mettergli un po' di pressione, se vedi che gioca magari con due uomini sempre bagni, quella smoke puoi metterla per dire ok, ora dovete fightare, dovete combattere per questa zona. Quella smoke è, diciamo, un problema in più per loro. La maggior parte dei casi comunque la smoke migliore da fare a inizio round, comunque a metà round, se non c'è una sage mid che copre, è questa qui. È una one way mid. Questa è una smoke che dà molto fastidio, perché a distanza elevata possiamo vedere i piedi di chi esce fuori, e mentre gli avversari non possono vedere nulla perché sono troppo vicini per vedere quella zona del sito. Quindi è molto molto forte per far prendere tempo al proprio team. Qual è il pensiero principale di un Omen durante il controllo del site, il controllo del round, l'attesa? È sempre tenere un occhio su quello che sta accadendo su B. Molto spesso il lavoro di un Omen è quello di smoccare Uka ai propri compagni. Questo permette ai tuoi compagni su B non preoccuparsi di Uka, perché comunque diventa un punto da cui gli avversari difficilmente decideranno di saltare fuori e prendere spazio, e quindi i tuoi compagni possono dedicarsi più sul lungo, possono avere un setup magari con un uomo anche sotto Uka che potrebbe punire qualcuno che tenta il push. Quindi sempre mi raccomando ragazzi, stare attenti quando c'è un'informazione su B, quando c'è uno spot su Uka o sul lungo. La smoke deve partire immediatamente, siete fondamentali. La prima cosa che un teammate su B che cercherà sarà la vostra smoke, perché è un muro ovviamente fittizio, gli avversari possono comunque superarlo, ma comunque crea un problema in più, guadagna del tempo. Come sempre ragazzi, l'importante è guadagnare del tempo, e voi come Omen dovete essere voi a farlo in prima persona, siete voi a dover mettere quella smoke e a guadagnare tempo al proprio team. Omen in generale è molto forte perché può dare molto fastidio su spazi angusti, come per esempio sul lungo di B. Di solito si gioca appunto un setup non ogni round, consigliabile farlo una volta ogni 5 round, per esempio a sorpresa. Un setup magari con telecamera di Cypher, o comunque con contatto di una Sky, contatto di un altro compagno in questa zona, con un altro pronto lì anti-flash magari, con un Omen pronto a flashare questa zona. Che succede? Che c'è il primo contact con torretta di Killjoy, con telecamera di Cypher magari pensando in quella zona, in modo che è coperta e gli avversari sono costretti ad avanzare in questo punto di mappa. Sul contatto parte la flash immediatamente da parte di Omen, il vostro compagno picca. Capite bene che gli avversari non hanno chance, perché la flash di Omen è l'unica nel gioco che anche se ti giri comunque ti prende, e fare tutto questo percorso per tornare al sicuro non è possibile. Quindi gli avversari potrebbero davvero finire malissimo, il round potrebbe finire in un attimo se questo setup riesce. È un setup molto molto buono, ve lo consiglio assolutamente. Giocare solo one way come quella su mid è uno dei punti cardini di Omen, vi permette di appunto tenere un site senza troppi problemi. C'è anche un'altra one way che potete fare sul bagni. L'ho filata, vero? L'ho filata. Ovviamente
C'è anche un'altra one way che in pochi utilizzano, è su Bagni, ci metti un po' di tempo in più a posizionarla, per questo forse non è molto amata, come vedete. Oh, dov'è? Dov'è la smo? Va bene, va bene. Eccola qui, mamma mia. Niente, ok. Non so perché ogni tanto fa questo, ma comunque dovresti riuscire a farlo ugualmente. Stesso concetto di prima, sono one way che potete utilizzare da queste posizioni, magari potete vedere i piedi dei vostri avversari, mentre i vostri avversari non possono letteralmente vedere nulla. Ovviamente se prendete questo angolo guardate anche mid, perché potrebbe essere un problema. Di solito si fa con un compagno mid, di solito si prende questa posizione con Omen per aspettare, perché questa posizione non può essere vista dalla posizione di mid, quell'angolo non si può vedere. Quindi se magari si gioca sul contatto, un vostro compagno spara o da lampade o da questa zona e voi piccate e prendete il timing agli avversari. Tutte queste idee potete farle con Omen, di posizionarvi, mettervi sopra una cassa, posizionarvi dentro la vostra smoke, fare un push aggressivo magari all'inizio con un vostro compagno. Potete posizionarvi qui, tenere questo angolo, all'inizio round non possono sentirvi perché la linea di spawn è qui, quindi qui potete tranquillamente teleportarvi. Va una jet vostra a piccare verso Bagni, voi tenete questo angolo. È un off angle, un angolo che di solito non ci si aspetta. Ovviamente qui poi entra in gioco il fattore Sova o Sky, se di solito fanno droni o lupi sul mid, questa posizione diventa abbastanza inutile perché diventate talmente dei bersagli davvero facili, da cui però potete tranquillamente tornare indietro senza nessun tipo di problema. La difesa in generale si basa su queste piccole cose, non dovete fare chissà quanto per il vostro team. Smoccare hook, smoccare mid one way, tenere il sight, cercare di giocare la vostra flash più che altro per un retake o appunto per setup lungo, setup mid, riprendere Bagni in ritardo smoccando magari qui e riprendendo Bagni in ritardo così. Potete farlo tranquillamente con un vostro compagno. Raramente questa cosa viene fatta, perché comunque quando perdi il controllo dei Bagni cerchi di forzare un altro punto. Però nel caso vi trovaste a doverlo fare, lo potete fare tranquillamente. Sfruttare appunto il vostro teleport per zone anche del genere. Sono zone che vi consiglio di utilizzare una o due volte comunque in onside. Una volta che lo utilizzate tutti quanti guarderanno lì, una volta che frega il tuo avversario tutti guardano lì. Questa è molto forte, stai giocando contro un Brimstone o contro un Astra, perché le smoke di Astra e Brimstone sono più piccole di quelle di Omen. Quelle di Omen sono letteralmente dei tacchini giganti. Guardate quanto sono grosse le smoke di Omen, non vedi più nulla, quasi non vedi neanche lampade. Ma in generale dovresti essere in grado di prendere una kill sull'uomo che passa in questa zona, che pulisce, passa in questa zona. In questo momento voi dovreste essere in grado di prendere la kill. Ecco, contro un Brimstone, un Astra, molto più facile. Le smoke sono molto più piccole, avete visuale aperto. Ovviamente una volta che prendete la kill da lì dovete scappare a gambe levate, perché la prima cosa cercheranno sarà il trade proprio su di voi. Questo in generale è quello che dovete fare sulla zona di A da CT. Niente di speciale, alla fine gira molto in base a come volete giocarvela voi. Potete fare pick, tenere anche da qui con la one way, posizionarvi con un TP senza prendere il controllo di Bagni, giocare backside e fare questo tipo di salto. Mi raccomando, non fatelo da destra a sinistra, non fatelo mai così, perché capite bene che la mesa era molto più facile che vi spari mentre fate questo, che non che facciate questo, perché vi andate a coprire per il 50% del salto con questo track. Comunque a voi serve solamente l'informazione che ci sia lì qualcuno. Questi piccoli trucchi, diciamo, del mestiere da utilizzare, piccoli dettagli che sono da conoscere, perché possono davvero cambiarvi un round. Durante un retake, magari su B, quando vi trovate in rotation, non è facilissimo giocare un Omen, ma il mio consiglio sono sempre gli stessi. Se arrivate prima dell'execute, qui c'è una smoke, potete tranquillamente teleportarvi sul sito se sempre c'è uno o due compagni sul site che stanno per combattere. Se siete uno contro tre, quattro che stanno pushando, i tuoi teammates stanno giocando elbow nascosti, stanno giocando CT in rotazione, non fate mai questo movimento, altrimenti davvero siete dei suicida, vi state buttando tra le braccia dei vostri avversari. Questo movimento fatelo solamente se il vostro avversario non è ancora entrato sul site e potete, pensate di poter aiutare un vostro compagno che sta giocando magari a questa zona, da cabbi non è male, perché non date informazioni.
attenzione, i vostri avversari non sanno che siete sul sito, non rischiate questo push e avete un grande vantaggio. Ovviamente prima di fare questo potete tranquillamente smoccare Hucca, se non l'avete già fatto prima, probabilmente l'avete già fatto prima durante le prime informazioni dei vostri compagni, fatelo ugualmente, refresciate, la smoke Hucca è la più importante perché sul lungo di solito si va a combattere, se ne avete due ovviamente smoccate anche il lungo. Nel caso di retake insieme ai vostri compagni, non siete sul sito, nessuno è sul sito, vi consiglio di giocare verso elbow insieme magari a un vostro teammate mentre gli altri si preparano a entrare da CT. Perché? Perché voi avete una flash molto molto forte che può pulire tanti angoli, tranquillamente potete farla così la flash e prende tutto site, cabby, close, sito, smoke, Hucca. Qui non possono giocare, ovviamente i vostri compagni devono solamente preoccuparsi di questo angolo. Capite bene che il 90% del sito è già pulito. È un retake molto molto più semplice, questi piccoli consigli. E invece volete giocare Omen su B? Io personalmente non mi trovo molto bene, perché hai poco spazio di movimento, non hai un one way interessanti, metti sul lungo magari a inizio round una smoke per prendere un po' il controllo, ma rischi comunque il fight, rischi comunque che te la prendano magari con una flash, con un drone, non puoi davvero combattere. Omen B è forte con i suoi setup, magari appunto in questa zona, magari un teleport qui con un doppio uomo che gioca close per prendere la kill, tornare indietro e poi giocare sul contact, tutte altre cose molto molto avanzate che comunque ad alto livello non si usa. Omen su B lo vedete quasi mai, come un Brimstone, come un'Astra, raramente giocano in queste posizioni perché sono posizioni più da Sentinel, più da qualcuno che può combattere e tornare indietro. Quindi Omen su B consigliabile? No. Consigli, se proprio dovete giocarlo, fate dei setup come quello sul lungo, magari setup contact su Hucca con un vostro compagno nascosto dietro le casse e potete flashare in questo modo, magari smoccargli così e flashare in questo modo se entrano dentro con una vostra torretta sul site di kill, giù una telecamera, qualcosa. Però capite bene che sono poche le opzioni che avete. Questo è quello che puoi fare con Omen su B, anche perché poi diventi molto inutile su A, una posizione in cui hai molto più spazio. Teleport Heaven, teleport comunque non è assolutamente un problema. Ovviamente non sto qui a spiegarvi che la vostra ultimate servirà principalmente per le fast rotation, verrà utilizzata principalmente per muovervi magari su un elbow durante un push per evitare che i vostri avversari lo prendano. Il TP qui non è consigliabile, magari appunto fatelo in questa zona per prendere informazioni, aspettate anche le informazioni dei vostri compagni. Potrebbe anche essere utile utilizzarlo mentre un vostro compagno sta per riprendere elbow, fate la ultimate lì, prendete informazioni, anche perché voi potete tranquillamente diventare un radar per i vostri compagni, non rischiate la vita, prendete informazioni, i vostri compagni pushano, sanno che lì è pulito, avete un grande grande vantaggio. In A di solito si teleporta sempre verso Heaven per avere il controllo di CT, per evitare che pushino in questa zona. A me piace molto spesso fare anche il teleport buff room, perché è uno di quei punti che gli avversari tendono sì a prendere, ma dopo il plant ci arrivano in ritardo e non si aspettano quasi mai che tu abbia fatto il TP immediatamente in questa zona. Ed è un buon punto da tenere per il tuo compagno, per il tuo team in un retake. Se magari stai giocando verso B e stanno facendo un execute in A, è un buonissimo punto perché è un punto in meno che la tua squadra dovrà pulire. E poi, se ti riesce la giocata, chiudere a tenaglia i tuoi avversari, magari su site, su doppie e su bench. Fai una grande pulizia che il tuo team non dovrà fare, quindi non dovrà preoccuparsi di entrare in un crossfire avversario. Passiamo invece alla fase di attacco, la parte forse più importante di bind per un Omen: il dove posizionare le smoke, quale possibilità hai, come dovresti muoverti. Di solito Omen è un gregario, non è un entry frag. Omen deve seguire il proprio team, deve sapere cosa vanno a fare i propri compagni, dove vogliono fare un execute, dove possiamo fare un fake e quant'altro. La potenza principale di Omen ovviamente sono le sue smoke e la sua flash. Facciamo due teorie: su un execute su A base, un execute su B base. Se vogliamo fare un execute su A, dipende dalla velocità, mi raccomando, parlate sempre con il vostro team, le vostre smoke non sono infinite, quindi dovete calcolarle in base a quello che è l'intenzione del proprio team. Se si dice si pusha velocemente, subito fare una smoke sulla cassa e smoke. Due smoke permettono di pushare sul sito, non essere visibili da Heaven, non essere visibili dal sito,
e poter prendere il controllo. Se avete anche il tempo di farla, potete fare questa flash per una vostra jet. Questa flash andrà a prendere tutta la zona di close lampade, in modo che questo avversario non possa dar fastidio ai propri compagni. E se c'è una jet o una raise, possono lanciarsi verso questa zona. Possono fare un dash, possono farsi un satchel senza doversi preoccupare di morire magari da un uomo che li sta tenendo in questa zona. Quindi quella flash è molto molto forte. Mi raccomando, se è un execute lento, anche un push veloce istantaneo, è la prima cosa che dovete fare, 100%. Addirittura a volte, se vi chiedono proprio la flash istantanea, potete fare questa smoke, prepararla proprio nel freeze time, farla partire, farci parte flash. La vostra jet farà questo, lascerà. E capite che almeno ha già una protezione sul sito, dovete preoccuparvi solamente di mettere una smoke in quella posizione. Qual è il problema di queste smoke? Qual è il problema di questo execute? Se non avete una sage, se non avete qualcuno che può bloccare questa parte del sito durante il plant, rischiate tanto con queste smoke, perché un avversario intelligente giocherà in questa zona, prenderanno bagni, lo puliranno e poi giocheranno in questa zona. Capite bene che anche se c'è una smoke non è un vero e proprio muro fisico, quindi i vostri avversari comunque potranno sparare nella smoke ed è molto facile sentire precisamente dove sta plannando un avversario. Il plant diventa quasi inutile farlo in quel momento, bisogna prendere tanto spazio. Qual è la soluzione quando si gioca senza una sage? Il controllo di bagni, assolutamente il controllo di bagni. Questo vi permette appunto di posizionare le smoke in questo modo e dovervi preoccupare molto meno di quel tipo di giocate. Un controllo di bagni con uno o due uomini iniziale, si va sul sito, si prende il controllo di close, si ha il sito, si controlla lampade, il plant è molto molto più facile. Ovviamente qui si può rischiare la kill da Heaven, ci sono vari modi di giocarsela di solito, però comunque si parte con una flash, una spot, qualcosa, difficilmente si va a perdere la vita in questo modo, anche perché poi quando giochi con il controllo di bagni dipende anche dalle informazioni che hai, stanno pushando bagni, stanno tornando indietro, dove sono posizionati, sta giocando qualcuno lampade o no, hanno i soldi per l'operator, che se non hanno soldi per l'operator va benissimo anche fightarlo, combattere contro Heaven, non è un problema, comunque è un fight che quello prenderebbe uno contro uno con una flash lampade, non è assolutamente un problema. Quindi il vostro obiettivo comunque è posizionare smoke qui nel caso di exit base con una sage, magari un flanker late da bagni, ma non è comunque un problema. Se avete sage potete fare queste smoke, senza sage diventa un grande problema se non avete il controllo di bagni. Quindi sempre pensare: ho sage, sì, no, o se non ho sage ho il controllo di bagni, queste smoke posso farle, non posso farle, quali mi conviene fare? Vogliamo prendere il controllo di CT, allora vogliamo fare le smoke in questo modo, in modo che bagni pushi, cresciamo lampade, prendiamo lì e facciamo una chiusa dietro site, prendiamo tutto il controllo del site. Niente, un discorso molto 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 più avanzato, ma a me piace anche andare nei dettagli, farvi capire anche come pensiamo noi magari ad alto livello di come va a gestire un round, di come, quale possibilità abbiamo e quale preferiamo intraprendere. Per esempio a me piace fare anche questo TP quando ho la smoke che magari non copre tutta quella zona e non voglio prendere un fight verso Heaven, mi copro così, faccio il TP, ho smoke sul site, va benissimo. Ovviamente prima dovete aver controllato questa zona, dopo magari un push dei vostri compagni, se vedete che l'aria non tira proprio bene, avete una jet qui, sta combattendo, questo TP potete farlo, ma sono piccole piccolezze che potete o no utilizzare. Post plant invece ovviamente questa smoke va benissimo per comunque tenere il site. Se volete tenere lampade potete fare una smoke vicino sopra il track in questo modo, così i vostri avversari per entrare in lampade dovranno per forza abbracciare questo muro e avrete un grandissimo vantaggio, come potete ben vedere. Non possono avanzare senza vedere la smoke e se fanno questo è un grande vantaggio, perché il pick migliore è sempre lontano dall'angolo per poter pulire, così è il pick peggiore. Quindi nel caso quello è un altro vantaggio che potete portarvi a casa. Per quanto riguarda il vostro ruolo sul B, sarà quasi sempre quello di smoccare elbow e CT. Quello che consiglio sempre è di farle abbastanza deep, cioè profonde le smoke, così da non permettere la giocata, la chiamo così, dell'avversario, perché immaginate una smoke in questo modo, permette magari una giocata del genere, non è proprio il massimo, perché magari una jet con un operator fra questo si butta dietro,
non è il massimo, ecco. Invece una smoke molto più deep lascia meno pensieri. Le flash, se tirate bene, ti riprendono il tuo spazio. Potete subito prendere quest'angolo. Difficilmente l'avversario potrà avere possibilità di prendere il controllo di una kill e prendere magari qualche vantaggio. Omen su B di solito fa queste due smoke. Non fatele in questo punto. Come spiegato adesso, la giocata possono farla da questa smoke. Immaginate da queste due cosa possono combinarvi, perché fare queste due smoke sono letali per il round. Il vostro avversario è come se fosse un cypher. Se gli fate queste smoke può giocare come vuole. Il plant diventa davvero complicato. Con una flash possono prendere una kill e tornare indietro. La cosa si complica sempre di più. Quindi fate le smoke deep, prendete il controllo del site, flash, nade e quant'altro dei vostri compagni, prendete il controllo, dovrebbe essere la base. La vostra flash in questo caso potrebbe essere utilizzata in due modi: su un execute su B o su hook in push. Se la vostra raid fa il classico robottino alla caraffa per entrare dentro hook e viene distrutto, voi potete tranquillamente fare questo click sulla mappa, capire dove è Uka a quell'altezza, aspettare che i vostri compagni si avvicinino, saltare e fare la flash in modo da pulire tutta Uka per i vostri compagni nel caso il robottino sia distrutto, perché è un grande vantaggio. Ovviamente qualcosa dovete chiamare e comunicare ai vostri compagni, altrimenti diventa abbastanza inutile. Da lungo invece la flash che potete fare è se volete prendere il controllo di Elbow, perché prendere il controllo di Elbow di solito si fa quando Killjoy ha la ultimate, perché cosa faranno gli avversari? Cercheranno di giocare in retake, cioè cercheranno di prendere una kill magari sul lungo mentre state pushando, tornare indietro, magari una kill su Uka mentre saltate giù, tornare indietro, giocarsela qui, pensare la ultimate qui. E chi si è visto, il post plant ce lo giochiamo così. Quindi cosa accade quando magari l'avversario sta giocando con la ultimate di Killjoy? Noi vogliamo prendere il controllo di Elbow, quindi faremo la smoke CT sì per i nostri compagni, ma a inizio execute da lungo possiamo fare questa flash su Elbow mentre i nostri compagni pushano. Magari c'è una jet che può pushare immediatamente, va subito a prendere il controllo, non deve preoccuparsi di questa zona tutti flashati, deve solamente combattere per questo angolo. Una volta preso questo lo raggiungete, lo aiutate, evitate appunto che Killjoy possa giocare in Elbow senza problemi. In generale è questo il vostro ruolo da CT e da T. Non dovete fare chissà quale giocata, dovete semplicemente stare attenti alle chiamate, all'organizzare il run. Mi raccomando, le smoke si ricaricano molto molto lentamente. Ovviamente adesso non si può vedere perché ho messo munizioni infinite, geniale. Ma dovete usarle con parsimonia, devono essere utili. Per fare un fake usarne entrambe è molto rischioso e rischiate appunto di mettere in difficoltà il vostro team. Per quanto riguarda la ultimate, in attacco è molto forte magari fare quell'execute con smoke e tipparsi Heaven immediatamente per bloccare subito una possibile rotation, per evitare che i compagni avversari possano aiutare i propri amici sul site, quindi farla magari Heaven, anche qui farla anche sotto Heaven per pulire tutto il site per i vostri compagni, prendere informazioni anche al centro qui va benissimo. Se volete utilizzarla non per andare in quel punto ma semplicemente per prendere informazioni, la fate come radar, vi girate, guardate tutto quello che sta accadendo di Rosite, sono tante informazioni che guadagnate per i vostri teammate. Anche su B farla backside è buonissima, potete tranquillamente vedere tutto quello che accade backside, potete sapere chi c'è sul site, potete farla qui, potete farla anche precisamente in questa zona in modo da pulire sia cabbi che backside e vedere chi c'è nel site. Capite bene che può essere utilizzata in molti molti modi. Quando utilizzarla sta molto a voi, dovete capire quando è il momento giusto. C'è una rotation, sta partendo da B, c'è un'informazione del vostro compagno, posso ultare in B, posso prendere la spike in questo modo, perché no, facciamolo, aggrediamo in questo modo, mettiamo pressione in A, andiamo in A Heaven. Tanti piccoli dettagli che è impossibile spiegare in un singolo video, ma avete capito bene che è tutto in mano vostra, la vostra immaginazione. Tra l'altro c'è anche il trucco per chi non lo conoscesse ancora. Mi raccomando, utilizzatelo finché non lo patchano, perché no, non è un bug, è semplicemente una feature di Omen. E attacco, se la vostra spike, per esempio, è caduta un vostro compagno in questa zona, voi anche da B potete farci la ultimate, potete fare la ultimate sopra alla bomba, andare via e avere la spike.
potete recuperare la spike in questo modo. Anche se i vostri avversari distruggono la vostra ultimate, avrete recuperato la spike e potete piazzarla sul sito di B. Questo è un piccolo trucchetto che ultimamente sta girando parecchio nelle ranked. Mi piace, è una bella feature per Omen. Utilizzatelo nel frattempo che non lo facciano, perché penso che lo patcheranno molto molto presto. E direi che per questa guida è tutto, ragazzi. Se avete altre domande, se vi è piaciuta, se non ho spiegato bene, magari mi sono perso in dettagli inutili, ditemelo. Se avete domande specifiche, per favore fatemelo sapere, perché è questo che mi interessa. Voglio aiutarvi il più possibile e ovviamente io la vedo in un altro modo. Magari voi avete altre questioni da propormi e sono molto molto interessato a sapere cosa voi pensate e come posso aiutarvi. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché ovviamente aiuta parecchio. Piappo Gang sempre, noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo anche in live, perché no, non mancate. Addio.